Caterina Balivo. Ecco qual è il suo titolo di studio. Caterina Balivo è una conduttrice molto famosa. Nota soprattutto per i programmi condotti in Rai, la Balivo ha condotto trasmissioni famose come Detto Fatto. Ultimamente invece è alle prese con La Volta Buona, che ha una grande importanza per la Rai considerando che, a quell'ora, si scontra con Uomini e Donne, un programma davvero seguitissimo. La rete ha quindi deciso di scommettere su Caterina Balivo, che tutti conoscono per la sua bravura in televisione, ma pochi sanno quale percorso di studi abbia alle spalle. Sui social, la Balivo ha raccontato, una volta, di aver preso il diploma di liceo classico ad Aversa, in provincia di Caserta, la città in cui è nata. Da piccola aveva una grande passione per la lettura e per lo studio, oltre che un carattere introverso, cosa che a volte l'ha allontanata un po' dai suoi coetanei. La sua intenzione dopo il liceo era quella di proseguire gli studi e infatti si è iscritta all'Università Orientale di Napoli dove ha studiato scienze internazionali e diplomatiche. La sua carriera universitaria poi non è stata portata a termine per via dei tanti impegni televisivi che ha iniziato ad avere. Ciò nonostante, la Balivo non ha mai messo da parte la passione per lo studio e per la cultura. Caterina Balivo ha abbandonato gli studi che tanto le piacevano proprio per inseguire il sogno della televisione, che obiettivamente è poi riuscita a raggiungere. Nel 1999 ha preso parte a Miss Italia. Da lì è riuscita ad approdare in Rai dove è stata la conduttrice di diversi programmi, fino ad arrivare a Detto Fatto e a Vieni da me. Nel 2020 annunciò la sua intenzione di lasciare quest'ultimo programma per dedicarsi ad esperienze differenti. Con un post sui social la Balivo aveva dichiarato che bisogna avere il coraggio di allontanarsi dalla riva per navigare l'oceano. Da qui sembrava evidente che la Balivo avesse voglia di nuove esperienze, cosa che poi è accaduta nel settembre 2023. Infatti, da allora la conduttrice si occupa della Volta Buona, trasmissione che, appunto, va in onda in una fascia molto importante contro uomini e donne, nel pomeriggio. Per quanto riguarda la vita privata, invece, dal 2014 la Balivo è felicemente sposata con Guido Maria Brera, dal quale ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Voi che cosa ne pensate? Vi piace la conduttrice e conoscevate questi dettagli sul suo percorso di studi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.